Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi cosa mangio in un giorno. Parto subito dal presupposto che questo non è assolutamente un video esempio per quanto riguarda un'alimentazione sana, una dieta sana, un'alimentazione corretta per porzioni, tipi di cibo o altro. Assolutamente no. Il mio scopo è semplicemente quello di darvi qualche spunto, qualche idea per qualche ricetta diversa, qualche alimento che magari non avevate nella vostra dieta. Insomma, io lo interpreto così sempre, anche quando guardo i video degli altri. Anche perché ognuno di noi sa cos'è meglio per se stesso, quali sono le porzioni che deve mangiare, i cibi che deve mangiare, quali sono i propri problemi, intolleranze, allergie, acciacchi, anche il modo di mangiare, restare più leggero a pranzo, restare più leggero alla sera. Insomma, ognuno sa cosa è meglio per se stessi. Questo è semplicemente un esempio di un giorno casuale in cui ho mangiato queste cose. Spero vi piaccia e vi lascio al video. Oggi per colazione ho voluto optare per latte con i cereali nella mia stupenda tazza personalizzata. Purtroppo sono intollerante al lattosio, quindi bevo solo latte HD e nemmeno tutti i giorni, perché ho notato che se esagero sto male lo stesso. Ma oggi, siccome ero in casa in una giornata proprio in libertà, anche se mi fosse venuto mal di pancia, alla fine non sarebbe successo niente. I cereali che ho scelto sono i Corn Flakes, sono gluten free. In realtà non sono intollerante al glutine, almeno si spera, ma ho voluto provarli. Poi ho aggiunto questa fantastica ricettina rubata dal canale di Elisabetta, che saluto e che adoro, e si tratta di scaldare per qualche secondo una nastrina e cospargerla di Nutella. Io in realtà opto per questa crema alla gianduia della Pernigotti, che è veramente buona, e l'ho scelta perché cercavo una crema alla nocciola che non avesse al primo posto il latte come la Nutella, magari lo avesse un po' più in basso tra gli ingredienti. Non è la Nutella, però è veramente molto buona, quindi se volete assaggiarla ve la consiglio. Per pranzo ho voluto preparare gli spatzle, che sono degli gnocchetti tirolesi agli spinaci buonissimi. Uso come ingredienti il burro senza lattosio, la panna da cucina HD senza lattosio, lo speck tagliato a pezzettini e poi proprio gli spatzle che trovate al supermercato. Sono veramente veramente buonissimi. Per farli dovete far soffriggere un po' lo speck col burro, dopodiché aggiungere la panna e il condimento è praticamente quasi pronto. Nel frattempo fate bollire gli spatzle, veramente qualche minuto, pochissimo, nell'acqua, mettete insieme ed ecco qui il mio piatto. Vi assicuro che riempie tantissimo. La merenda è il pasto che preferisco e non la salto assolutamente mai. Se vedete, in mattinata ho saltato lo spuntino, ma semplicemente perché mi ero svegliata molto tardi ed era quasi già ora di pranzo dopo aver fatto colazione, quindi non aveva senso fare lo spuntino. Oggi invece per merenda nel pomeriggio ho optato sempre per yogurt senza lattosio, questo è bianco, con i Corn Flakes, perché per ora sono in fissa. Altrimenti uso anche lo yogurt sempre senza lattosio di questa marca alla fragola, che è buonissimo. E lo mangio così in modo semplice. Oggi insomma vado tanto per Corn Flakes ed ecco qui, diciamo, il mio yogurt completo. Per la cena invece preferisco stare molto molto leggera, perché veramente mi appesantisco veramente tanto la sera se mangio troppo e poi sto male. E ho optato per dei semplici e banali bastoncini Findus con rucola, che adoro, con olio e pepe. In realtà era un po' poca la rucola, infatti dopo ne ho aggiunta dell'altra perché avevo ancora fame. E infine ho mangiato un grappolino d'uva. Devo dire che io non adoro mangiare la frutta dopo i pasti principali, ma mi piace tantissimo come spuntino e come merenda, soprattutto d'estate. Però questa volta ho voluto in qualche modo sgarrare, anche se in realtà nella mia famiglia è un'abitudine molto radicata quella di mangiare la frutta dopo i pasti, non so perché, ma è così. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!